apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a creare una base viso ultra naturale. Iniziamo subito. Prima cosa vado a mettere un po' a posto i capelli. Sono super contenta che vi sia piaciuto il cambio look, anche abbastanza tranquillo, nel senso che ho solo tagliato un po' i capelli e li ho resi un po', come si dice, un po' più chiari, no? Comunque sono contenta che vi sia piaciuta. E come avete potuto vedere qua è rimasto comunque bello intatto, bello marrone, anche perché ho i capelli per fortuna mi crescono molto velocemente e quindi non sono andata a toccare la radice, quindi sono molto contenta. Basta parlare di capelli, iniziamo subito con la base viso. Prima cosa da fare è quello di andare a utilizzare la nostra base e quindi vado a utilizzare un primer viso. Io utilizzo questo qui di Unique Touch Glorious, vado a mettere veramente pochissimo prodotto e vado a distribuirlo per bene su tutto il viso. È molto importante utilizzare il primer perché lascia la nostra pelle super super preparata a quelli che saranno i prodotti che andremo appunto ad applicare più tardi, o meglio dopo. E quindi lascia la nostra pelle pronta e soprattutto aiuta anche a far durare di più il trucco. Questo primer ce l'ho ormai da 11 mesi, vi dura veramente tantissimo e poi va veramente a levigare la pelle. Io ne aggiungo sempre un po' di più perché mi piace proprio l'effetto che lascia. Ovviamente in base alla vostra tipologia di pelle andrete a scegliere dei primer diversi, come per esempio se avete una pelle grassa andrete ad utilizzare un primer opacizzante, se invece avete una pelle secca andrete appunto a idratarla con un bel primer idratante. Mi raccomando, è molto importante questa fase in modo che così riusciate anche a preparare per bene il vostro viso. Secondo step per una base viso perfetta e naturale è il correttore. Io vado ad utilizzare questo qui, non so se riuscite a vedere, ok? Nella colorazione organza, quindi molto chiaro, vado a shakerarlo per bene in modo che tutti i componenti che sono appunto all'interno si mischiano per bene. Questo qui è un correttore che si chiama Perfezionante. Questo correttore qui ha un applicatore veramente bellissimo, guardate un po'. Se riuscite a vedere, praticamente prende la quantità di prodotto che vi serve senza appunto andare a sprecarlo, ed è un correttore che anche questo vi dura veramente tantissimo tempo. Io vado a picchiettare per chi ha delle occhiaie un po' più scure, quindi magari sul marrone piuttosto che viola, così è meglio che andiate ad utilizzare un bel correttore aranciato, in modo che appunto è il colore complementare, in modo che vada proprio a coprirle completamente. Poi andrete poi ad utilizzare un correttore chiaro per andare appunto ad illuminare. Mi raccomando, su questa zona molto delicata non andate a Anzi, questo è un consiglio, non utilizzate assolutamente il fondotinta, perché appunto i correttori sono creati apposta per questa zona. Inoltre, volevo parlarvi di questo correttore bellissimo, che mi piace veramente tantissimo, perché grazie agli ingredienti che ha all'interno, che sono la vitamina E, la caffeina, io nel frattempo vado ad utilizzarlo sulla mano in modo che vi faccio vedere come donare ancora meglio naturalezza sul nostro volto. Sempre partire da qui nell'angolo. Stavo dicendo, contiene acido ialuronico, caffeina, vitamina E, tutti ingredienti che aiutano tantissimo le nostre occhiaie, soprattutto che va a sgonfiarle tantissimo, quindi non è solo un correttore, ma anche un trattamento per le nostre occhiaie.
a picchiettare. E poi sono andata un po' oltre. Vedete quanto è luminoso? Pazzesco. Ok, adesso sembra troppo luminoso. Adesso andremo ad applicare il fondotinta. Vedrete che è veramente. Lascia un effetto veramente super naturale. Se lo applicate sulla mano. Prendete così, se lo applicate sulla mano, vedete che il prodotto va su tutte le setole e quindi siete un po' più precise. Mi raccomando, non trascinate, ma picchiettate in modo che non vi entra sulle rughette e soprattutto che abbia proprio questo effetto super, super naturale. Ok, sopracciglia, sì, notte. Correttore applicato, scusate, stavo volando le mie sopracciglia, che poi andremo a fare anche quello, e quindi mi sono impappinata. Dicevo, correttore applicato, adesso andiamo a passare quello che è il fondotinta. Allora, prima cosa, mi chiedete spesso se utilizzare il correttore prima o dopo il fondotinta. L'importante è che utilizziate il correttore per la zona degli occhi e il fondotinta per la base, ok? Quindi potete tranquillamente applicarlo quando desiderate. Diciamo che è una cosa un po' vostra, almeno per quanto mi riguarda. Io vado ad utilizzare questo bellissimo fondotinta liquido che si chiama Touch Mineral nella colorazione Velour. È un fondotinta bellissimo, crea proprio un effetto porcellana. Io vado sempre a shakerarlo per bene. È un fondotinta minerale, quindi crea ancora questo effetto naturale sulla pelle. E oltre a rendere tutto uniforme, la cosa spettacolare che mi fa impazzire è che, nonostante sia liquido, quando lo applicate sul viso diventa una questa polvere matte che va proprio a dare questo effetto di porcellana. Vado a mettere 5 gocce di questo prodotto e inizio dove ovviamente ho più rossori, quindi dall'interno verso l'esterno, vedete? Allora, se picchiettate avrete un effetto ancora più coprente, se invece trascinate il prodotto l'effetto che avrete sarà molto più naturale. Ovviamente guardo in basso perché ho lo specchietto qui in basso. Potete applicare anche questo, anche il fondotinta, sulla mano in modo da prendere, potete tranquillamente applicare. Però così utilizzate un po' più di prodotto, insomma, no? Vado quindi a prendere il prodotto, vedete l'effetto quasi inesistente sul volto che crea questo fondotinta minerale. È adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto a chi, come ho detto prima, vuole una copertura veramente leggera, naturale. Nonostante copra, diciamo, nonostante sia un fondotinta bello che leggero, vedete che è andato a coprire tutti i rossori. Anche perché, visto il caldo che fa, ho sempre il volto un po' rosso. Guardate un po' l'effetto che mi fa sul volto questo fondotinta. Pazzesco, vedete che poi alla fine i due colori si mischiano tra di loro, ok? E non lascia proprio separato, ecco, basta alla fine picchiettare un po' in modo che faccia un effetto unico. Bellissimo.
ultranaturale, sembra quasi di non averlo su. Mi è capitato spesso di mettere questo fondotinta e le persone mi dicevano appunto che non si sì, facevano complimenti per la pelle, dicendo appunto che sembrava quasi non avessi niente, quindi che bella pelle senza trucco. Modo per imbrogliare le persone, dai, comunque è una cosa carina, vuol dire che avete utilizzato degli ottimi prodotti, soprattutto li avete veramente applicati bene. Vado a fissare tutto con la cipria, mi raccomando, picchiettare la cipria, non trascinarla. Io utilizzo questa qui, Touch Behold, è una cipria trasparente che utilizzo tantissimo, soprattutto in estate, perché va proprio a fare in modo, avete presente in estate che avete quella pelle un po' più lucida, soprattutto sulla zona T? Ecco, questo è l'effetto che si ha di solito, no? Probabilmente perché ho la pelle un po' mista, un po' grassa, perché la pelle secca probabilmente no. Comunque questa è una cipria che va a fissare veramente bene il fondotinta e non crea questo effetto lucido, è davvero pazzesca. Niente, guardate un po' l'effetto ultranaturale. Ovviamente, se vogliamo, possiamo andare a creare un po' di contouring. Io utilizzo sempre, aspettate che chiudo bene il fondotinta. Vado con questo pennellino qui. Prendo un po' di prodotto e lo scarico un po' sulla mano in modo che non ci sia troppo prodotto e passiamolo un po'. Serve veramente pochissimo prodotto, vedete? Quando si parla di prodotto di alta qualità ne basta veramente poco. Mi raccomando, dovete praticamente metterlo sull'osso che c'è qui, ok? E andare a sfumare verso l'alto, è un osso che praticamente parte dall'orecchio. È molto semplice fare un po' di contouring e quindi dare un po', scolpire un po' il vostro viso. Applico anche qua sotto. Andiamo a passare il blush. Questa è nella colorazione Seductive. Passo, prendo veramente pochissimo prodotto, lo scarico un po' sulla mano. Il blush va subito sopra il nostro contouring. Eccoci qua. Questo è l'effetto veramente super naturale. Io adesso vado a fare le sopracciglia. Utilizzo questa palettina qui che ormai sta praticamente, vedete, ce l'ho da più di un anno, solo che ormai non c'è più in vendita. È una palettina che vi dura veramente una vita. Comunque potete tranquillamente utilizzare le matite che andranno bene lo stesso. Ovviamente vi lascio il link in descrizione di tutti i prodotti che ho utilizzato oggi. È molto semplice trovare la colorazione giusta di fondotinta, grazie appunto a Brutto Questi fondotinta, perché all'interno del sito troverete la guida di bellezza. Praticamente vi farà vedere in modo virtuale come potrebbe starvi tutti i prodotti, quindi potete provare la matita per le sopracciglia, il blush, il fondotinta minerale per il contouring, piuttosto che i mascara, il colore giusto per il vostro fondotinta. È davvero una bellissima innovazione. Infatti, ho sempre trovato
la mia colorazione giusta di fondotinta grazie appunto a quell'applicazione. E poi casomai, se doveste mai sbagliare, avete 15 giorni per poterlo rimandare indietro e quindi ordinare di nuovo quello che è il vostro fondotinta. Una colorazione più scura o più chiara in base a come lo sentite voi. Ovviamente sul sito vi dà un'idea, no? Però se non, diciamo che la foto non rende tanto, cioè aiuta per avere un po' un'idea, però può capitare appunto di sbagliare colore di fondotinta. Ok, vado a pettinarle per bene, ci ho messo un po' di cera in modo che rimanga bello perfetto. Ok, vado a passare il nostro mascara, quindi iniziamo con primer viso, oh scusate, primer occhi in modo che vi lascia completamente le ciglia morbidissime e quando andrete a struccarle vi assicuro che non si spezzeranno. Anzi, grazie agli ingredienti che ha all'interno, come la vitamina E, le lascia veramente morbide e come potete vedere è bianco, quindi quando andrete ad utilizzare il mascara successivamente sarà ancora più evidente. E grazie, guardate un po' la forma dello scovolino, che è appunto fa questa curva, no? Le va ad dare ancora più volume. Vado ad utilizzare il mio mascara 4D, effetto ciglia finte, pazzesco. Guardate un po'. Ha uno scovolino bifacciale, vuol dire che da una parte allunga e dall'altra dona tantissimo volume. Vado a togliere un po' di eccesso di prodotto perché è veramente pieno zeppo di prodotto e vado ad applicare il mascara. Faccio semplicemente zig zag e tiro su. Quando lo tirate su, cercate di girare lo scovolino in modo che così le nostre ciglia entrano in contatto con tutte e due le parti di scovolino e quindi grazie alle fibre che ha all'interno si agganciano completamente naturalmente alle nostre ciglia e creeranno così un effetto ciglia finte. Pazzesco. Guardate un po', praticamente da questa parte inesistente, da questa invece wow, adoro questo effetto. Poi per chi ovviamente ha tante ciglia e soprattutto le ha dritte, anche per chi ne ha poche, perché le tira su veramente tantissimo quelle che tutte le ciglia che avete, quindi sembrano veramente tantissime. Faccio lo stesso sull'altro occhio. Quindi sempre con il mio primer, ciglia, meglio che utilizzo questo specchietto. Vedete che la base viso è veramente naturale, sembra quasi che non abbia su niente. E poi è pazzesco perché da liquido io a me sembra di aver su una polvere, è veramente una formulazione geniale. Adatta soprattutto in primavera barra estate che è veramente leggero come formula. Ok, primer applicato. Andiamo ad applicare il mascara 4D. Ovviamente poi magari sulle labbra possiamo andare a o lasciarle così in modo che sia veramente tutto naturale. Non so, vediamo un po'. Tolgo l'eccesso di prodotto come sempre.
potete stratificare il prodotto quante volte volete, perché appunto è formulato per essere stratificato senza creare grumi. Adesso faccio fatica a parlare mentre mi trucco in generale, perché proprio, beh, ormai mi conoscete, no? Nel senso, ormai mi conoscete, faccio veramente fatica. Si vede che non riesco a fare due cose contemporaneamente, ma vabbè dai, non sono mica l'unica. Perché ho paura sempre di sbagliarmi, no? E quindi meglio far con calma, senza distrazioni, piuttosto che star lì poi a correggere. Ok, vado a fare anche le ciglia inferiori. Ok, e voilà, make-up completato. Niente ragazze, io vi ringrazio per aver visto questo bellissimo video fin qui. Vedete che sembra veramente super, super naturale. Sembra di non aver niente su, cioè proprio non si sente niente, sembra veramente pazzesco. Lascia un bellissimo effetto sul viso, molto, molto, molto naturale. Voi cosa dite? Va bene, allora io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Ci vediamo sul prossimo video, sempre ogni mercoledì, per parlare un po' di make-up e tenerci compagnia così. Per qualunque cosa scrivetemi pure in privato su Instagram o via email, su Facebook, seguitemi anche là, che faccio tutorial praticamente tutti i giorni alle 21 sulla mia pagina Lana Pepe Makeup. E se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale in modo da poter essere sempre aggiornati sui video appunto che escono. Ciao a tutte!